Prima ancora che la Gestaltpsicologia aprisse la strada allo studio dei correlati neurali della vista, la pittura di Cézanne insegnava che il mondo esterno è costretto ad adattarsi alle nostre aspettative. Lo stile di Cézanne è il più astratto dello stile degli impressionisti, perché Cézanne non finisce la pennellata. Cézanne tanto ritiene che la nostra mente completerà i suggerimenti delle sue pennellate. È la nostra mente che crea il quadro, non la pittura stessa. Quindi Cézanne aveva già intuito quello che poi ci diranno le neuroscienze, che l'apparato visivo è programmato per vedere una figura entro uno sfondo prima ancora che la figura sia completa, perché la percezione visiva non riproduce ciò che viene visto, ma decodifica. Ciò che vediamo non è reale, non è la realtà. E non è neanche esattamente l'apparenza della realtà, perché la macchina fotografica può privilegiare alcuni aspetti rispetto ad altri, e questo spiega perché alcuni di noi siano fotogenici e altri non lo siano, e perché non ci riconosciamo a volte nelle fotografie, perché la macchina fotografica ha colto degli aspetti che noi abitualmente, se ci guardiamo nello specchio, non vediamo e viceversa. Ora, la visione, come ha insegnato la Gestaltpsicologia, ma come aveva anticipato l'arte, è interpretazione sulla base delle nostre mappe neurali, sulla base del funzionamento del sistema cervello-mente. Ma prima che le neuroscienze studiassero il funzionamento del sistema cervello-mente, è sempre stata l'arte a precedere la scienza nel confronto col mistero, perché l'intuizione non ha bisogno di fermarsi e di accettare il controllo critico, e quindi si muove con grande anticipo rispetto alla scienza. Infatti, l'astrofisico David Bohm ci dice che la scienza e l'arte hanno lo stesso oggetto, fanno la stessa cosa, cercano di armonizzare degli elementi disparati e di ricomporli in una figura. Figure che, come ci insegna il figurazionismo di Enrico Robilant, hanno un contenuto significativo e una capacità allusiva. Dunque, le figure della scienza hanno le stesse componenti della figura dell'arte, soltanto che nella conoscenza teoretica, cioè nella scienza, prevale il contenuto significativo, mentre nell'arte prevale la capacità allusiva e quindi la capacità di innescare nuove conoscenze sulla base di intuizioni che le stesse teorie forse a volte non sono capaci di innescare. Quindi le due componenti delle figure di conoscenza teoretica e di conoscenza artistica hanno una certa quale proporzionalità inversa. Più contenuto significativo nelle teorie della scienza, più capacità allusiva nelle immagini dell'arte. E la conoscenza artistica ha una familiarità con la conoscenza teoretica che era in parte disconosciuta dalla fisica e della scienza classica, che riteneva che il proprio modello fosse l'orologio, il meccanismo esatto, ma già
con la metascienza post-positivistica, post-popperiana, ci si rende conto che ciò che esprime meglio la scienza, la conoscenza teoretica, è l'arte, è l'opera d'arte, è l'immagine platonica ed è la stessa immagine, la stessa concezione che muove il pensiero di Werner Heisenberg, il quale negli Schritte über Grenzen descrive l'intrapresa conoscitiva che lo porta alla invenzione, un tempo si diceva la scoperta, del principio di indeterminazione. Heisenberg ci dice che l'arte ha sempre anticipato la scienza, suggerendo le strade da percorrere, e confessa che forse non avrebbe capito che i problemi che affrontava richiedevano la rinuncia alla riproduzione delle immagini della realtà, la rinuncia alla intuibilità e alla visualizzabilità, perché il principio di indeterminazione è troppo astratto. Ed ecco che quello che allora ha guidato Werner Heisenberg, ci dice Heisenberg negli Schritte über Grenzen, negli scritti oltre i confini, è stata la pittura astratta, che ha suggerito che la pittura non riproduce la realtà, non è imitativa dalla realtà, ma seleziona alcuni aspetti della realtà. La rinuncia a imitare la realtà è l'insegnamento della pittura astratta nelle ricerche di Heisenberg. Rinuncia all'intuibilità, alla visualizzabilità, ma non rinuncia alla bellezza. Ci dice Heisenberg, fu l'astratta bellezza, die abstrakte Schönheit, che mi rese certo di essere sulla strada giusta. Improvvisamente un rapporto, Zusammenhang, convincente mi fu annunciato dallo splendore della bellezza, Aufleuchten des Schönes. Fu la bellezza, dice Heisenberg, citando Proclo, che mi rese certo della correttezza del principio di indeterminazione prima ancora che questo potesse essere dimostrato razionalmente. Fu un'esperienza come quella dell'amore. Infatti Heisenberg chiude il capitolo del Schritte über Grenzen dedicato alla meccanica quantista citando il Fedro di Platone, richiamando il Fedro di Platone per spiegare che cosa provò quando l'immediatezza di un rapporto astratto gli fece capire di essere arrivato alla fine della sua ricerca. L'anima trema alla vista della bellezza, perché sente che viene evocato qualcosa che non proviene dall'esterno, non proviene attraverso i sensi, ma era sempre esistito dentro di noi, nel profondo dell'inconscio. È la stessa spiegazione che anni prima Marcel Proust aveva dato del fenomeno dell'innamoramento. L'amore è troppo grande per essere contenuto dentro di noi, e allora esce da noi e incontra una superficie esterna e si comporta come un radar. È proprio questo shock en retour
questa retroazione della nostra tenerezza su una fanciulla che ci ritorna indietro e noi crediamo che ci provenga dall'esterno perché non lo riconosciamo come nostro sentimento, come nostra tenerezza. Crediamo che ci provenga dai sensi, dalla vista, dall'udito, è del nostro stesso bisogno di amore che ritorna indietro come un radar che abbia colpito una superficie esterna. Ebbene, l'innamoramento, secondo Proust, può essere tale perché la canzone dell'amore è già incisa in noi. Basta che una donna ci dia là e poi il disco comincia a suonare, perché è già inciso dentro di noi, è già nel profondo del nostro io. E questa canzone dell'amore, incisa in noi, è certamente primo cugino dello splendore della bellezza che annuncia Heisenberg, il ritrovamento di qualche cosa che giaceva nell'inconscio, come gli archetipi che sono custoditi dentro di noi e di cui andiamo alla ricerca. Proust è uno dei più importanti precursori delle neuroscienze. Quanto ci dice Proust sulla memoria ci verrà poi confermato da Damasio, dai grandi altri studiosi di neuroscienze. Proust ci insegna come la ripetizione affievolisca il ricordo. Il ricordo continua a essere cambiato ogni volta che viene riprocessato, perché il ricordo è stato immagazzinato, è stato registrato, è stato codificato, come dicono oggi i neuroscienziati, codificato dall'ippocampo, dall'amigdala, dal nostro apparato neurale, è stato codificato in un modo astratto e selettivo. Ecco perché la memoria volontaria è incompleta, perché è condizionata da quelle nostre aspettative che hanno selezionato la realtà. La memoria volontaria è incompleta e approssimativa perché, codificando il ricordo, la memoria non ne ha trattenuto nulla di reale, ha trattenuto soltanto ciò che a noi sembrava essere reale. E qui si annidano gli errori. L'errore che si annida nella collocazione dei ricordi, che vengono collocati nei nostri schemi mentali, e l'errore nel riattivare i ricordi, perché ogni volta che riattiviamo un ricordo andiamo a modificarlo. Gli errori nel momento del recupero. Ecco perché, ci dice Proust, soltanto la memoria involontaria è capace di restituirci quell'attimo, di restituirci l'identico. La memoria volontaria ben poco può recuperare del passato, perché astratta, selettiva, parziale, condizionata dalle nostre aspettative e dalle nostre conoscenze pregresse. Invece la memoria involontaria, che non è stata riprocessata dalla ripetizione, ci può restituire l'attimo fuggente che avevamo perso. Non è una memoria impregnata di significati e quindi la nostra memoria, se è involontaria, non retroagisce sul nostro vissuto. E il nostro vissuto non è la registrazione fedele degli accadimenti. Il nostro vissuto
è condizionato dalle esperienze sulla base delle quali noi abbiamo registrato l'apparenza della realtà. Ed ecco che la memoria involontaria per Proust è l'unica memoria capace di far ritrovare il tempo perduto e di guidarci alla recherche du temps perdu, perché sono gli strumenti di captazione più fragili ed evanescenti, come l'odore e il sapore che noi non privilegiamo, noi privilegiamo la vista e l'udito, e l'odore e il sapore, molto più degli stimoli visivi e tattili, sono capaci di reggere loro così fragili l'immenso edificio del ricordo. È nota a tutti l'occasione del recupero prustiano del passato. Ritornando infreddolito in una giornata d'inverno a casa, il narratore della recherche accetta dalla madre una tazza di tè e intinge nella tazza di tè uno di quei biscottini paffuti a forma di conchiglia che si chiamano le Petite Madeleine. Ed è invaso improvvisamente da una sensazione magica, misterica, meravigliosa, perché molti anni prima la zia Léonie gli offriva le stesse Madeleine che il narratore intingeva in un infuso di tiglio. Non c'era stata la ripetizione del ricordo a riprocessarlo, a farsarlo, a ricodificarlo. È il ritorno all'identico, è la meraviglia del ritorno all'identico senza che la realtà sia stata trasfigurata dalle nostre prefigure di realtà, dai nostri pregiudizi. È la realtà come ci era apparsa in quell'attimo. Nel caso di un tentativo di recupero della realtà con la memoria volontaria, il fallimento è annunciato, perché la memoria non ha più il campo libero, sono i nostri ricordi che sono là ad ostruire la strada di un vero ricordo. E invece la memoria involontaria può far rivivere un momento magico che l'abitudine non aveva indebolito. Le facoltà mnemoniche, ci dicono gli studiosi dell'apparato neurale, sono proprio influenzate dal momento della codifica e dal momento della ricaptazione del ricordo. Ippocampo e amigdala funzionano proprio in un modo peculiare. C'è lo stimolo e lo stimolo provoca un'emozione. E tanto più forte è l'emozione, tanto più l'amigdala tende a creare una traccia mnemonica più profonda. Perché il ricordo è una risposta psicosomatica ad un'emozione, che è una risposta psicosomatica ad uno stimolo. Naturalmente, ci dice Damasio, lo studioso portoghese che maggiormente ha ripreso i discorsi prustiani sulla codifica e sulla riprocessazione del ricordo, nel recupero giocano moltissimo gli stati emotivi. E il ricordo però è talmente selezionato nel momento in cui viene codificato, che viene codificato proprio da quei pregiudizi senza i quali, ci dice Gadamer, il filosofo della scienza e del linguaggio,
teorie ed aspettative non possono esistere, perché la teoria nasce sempre da un pregiudizio, da un giudizio preliminare, o come direbbe Enrico di Robilan, da una prefigura di realtà capace poi di costruire delle nuove figure. La prima impressione è particolarmente importante. Dopodiché, sulla base degli stereotipi con i quali noi abbiamo incasellato questa nostra prima impressione, il nostro apparato neurale tende a volerci convincere che la prima impressione era esatta, a voler corroborare la nostra congettura, esattamente come lo scienziato formula ipotesi congetturali, ipotesi precarie e provvisorie. E nel controllo critico ha la tentazione di verificarle, di sottoporle a prova di vero, mentre dovrebbe tentare di falsificarle, di sottoporle a prova di falso. Ecco, questa tentazione è propria del nostro apparato neurale, che vuole convincerci che la prima impressione era esatta, era quella che conta. Il che porta a memorie soggettivamente vere ma oggettivamente false. In criminologia, Sigmund Freud fu il primo a teorizzare questo aspetto sul piano della sua esperienza di metapsicologia, sul piano della sua terapia psicanalitica. Ci dice Sigmund Freud, ci sono donne le quali, a distanza di anni magari, denunciano abusi sessuali che non hanno mai ricevuto, ma ne sono convinte, sono in buona fede. All'epoca era, nel linguaggio comune degli psicologi, il concetto di isteria, quindi Freud dice sono manifestazioni isteriche, da eustera. Sono queste persone, sono vittime della buona fede. Vivono un disagio psichico insopportabile. Devono trovare una spiegazione del disagio psichico e dice Freud, la trovano in questa reazione isterica di credere in buona fede di essere state vittime tanti anni prima di abusi sessuali mai esistiti. Qualsiasi magistrato sa come in tribunale si svolga la tragedia della disonestà della memoria. Non solo la vittima, ma anche i testimoni in buona fede hanno ricordi menzogneri. Perché, ci dice ancora Damasio, lo studioso portoghese che maggiormente si è occupato dell'apparato mnemonico, il sistema cervello-mente non è preordinato soltanto a conoscere la realtà, è preordinato a mascherarla. Il nostro apparato mnemonico è preordinato a mentire sulla realtà, in buona fede. In un processo avvenuto a Roma non tanti anni fa, la testimone disse di aver fatto due telefonate consecutive, smentita dai tabulati telefonici che prevedevano 4 minuti di distanza fra le due telefonate. La testimone si arrende e dice: sì, effettivamente, fra una telefonata e l'altra sono uscita dalla stanza dove non era mai uscita, perché le telefonate erano effettivamente consecutive. Erano i tabulati telefonici che
che aveva registrato la fine delle conversazioni, non l'inizio. Ma subito, nel momento in cui siamo smentiti, il nostro apparato mnemonico è pronto a preparare una confabulazione, a inventarsi una risposta sostitutiva. I tabulati mnemonici mi smentiscono, quindi vuol dire che sono uscita dalla stanza. Non ero uscita. E le due telefonate erano consecutive. E di fronte all'evidenza di essermi sbagliato, cosa può fare il mio apparato neurale se non riempire il vuoto con una confabulazione, l'invenzione di essere effettivamente uscita dalla stanza come pretendeva il pubblico ministero? La stessa testimone viene poi interrogata per ore su che cosa sia avvenuta in quella stanza. Nella stanza non c'era nessuno. Poi, dopo ore, ma ho avuto forse la sensazione che nella stanza ci fosse qualcuno, ma non saprei mai dire chi ci fosse. Era una sensazione. Dopo ore e ore di un interrogatorio che molti di noi hanno visto in televisione perché è stato filmato e che è al limite della concussione, la testimone, dopo mille proteste, dopo pianti, dice: sì, c'erano quelle due persone, identifica le persone e le persone verranno imputate e condannate. Anzi, erano già imputate perché il pubblico ministero insisteva per dire: hai visto quelle persone. Queste intimidazioni vissute dal teste, vissute dalla memoria del teste, vengono esaminate nella sentenza anche in Cassazione. Ma la sentenza non dice: il pubblico ministero ha posto in essere una concussione, un'estorsione di memorie false alla testimone. No, il pubblico ministero ha fatto il suo dovere, si è trasformato in un poliziotto, anche se non lo è, perché è un magistrato. E allora come mai questa persona in ore e ore di un interrogatorio notturno dice all'inizio non c'era nessuno e alla fine dice c'erano due persone? Ah, la sentenza è chiarissima: è stato un faticoso e progressivo affiorare di ricordi che vanno ascritti all'encomiabile sforzo del teste di collaborare con la giustizia. Il teste piangeva, il teste diceva: non ho visto nessuno, ma nella sentenza non è il primo ricordo, quello esatto, il più corretto, è quello che è stato determinato da un martellante interrogatorio. Dunque l'apparato mnemonico è un apparato molto fragile, anche perché è stato costruito in modo filogenetico. Ce lo spiega Conrad Lorenz, lo studioso della memoria ataviche delle papere, dei corvi e poi degli uomini. L'apparato neurale, l'apparato mnemonico, dice questo altro precursore delle neuroscienze, è come una casa colonica. Il colono all'inizio si costruisce una capanna, poi migliora la sua qualità di vita, ma non può smettere di abitare la capanna, non può abbatterla e costruirsene un'altra. Allora si costruisce una casa migliore accanto alla capanna, che viene a poco adibita a magazzino degli attrezzi, se non a stalla. Così funziona il nostro organismo. Ecco perché noi abbiamo ancora la tromba di Eustachio, cioè la fessura brachiale che ci ricorda la nostra vita acquatica di quando eravamo esseri marini. Ecco perché le piume, che erano strumenti di termoregolazione
per i dinosauri sono diventate strumento di volo quando i dinosauri si sono trasformati, ammesso che la teoria sia corretta, in uccelli. Questa riconversione è chiamata dai paleontologi esattamento ed è chiamata teleologismo dai filosofi della scienza, apparati destinati originariamente a svolgere un compito, hanno iniziato a essere riutilizzati dal nostro organismo per funzioni più complesse.